Sul consiglio di un missionario, Corto parte per Venezia. Lì si nascondono gli indizi che conducono a Eldorado, un susseguirsi di avventure europee lungo e oltre i confini di Francia, Italia, Gran Bretagna e Irlanda, che vedranno Corto dinanzi all'orrore della Prima Guerra Mondiale. Una frattura con il mondo mitigata da un viaggio nelle magiche atmosfere di Stonehenge, dal richiamo suadente di un'attrice, da un ricordo riemerso dalle brume del mare. Le storie sono oniriche, le foschie dell'Europa settentrionale contribuiscono a creare un'atmosfera alta rispetto a quella degli oceani del sud, dimensione ricca dell'immaginario magico delle mitologie, insomma, un capolavoro.